Benvenuti a tutti, andiamo ad affrontare l'Inter. Arriviamo da risultati non proprio promettenti e quindi ora dobbiamo almeno cercare di non perdere questa partita per cercare di rimanere agganciati al treno Europa. Niente, vi torno a ripetere che se dovessi essere fuori dall'Europa e non riuscire a vincere lo scudetto, una terza stagione con il Genoa non ci sarà più. La interrompo perché non ho più voglia di andare avanti stagioni, stagioni, stagioni con la stessa squadra, quindi si interromperà qua. Andiamo subito in campo e andiamo a dare il calcio d'inizio con Alvaro Morata. Inizia Genoa-Inter, Benasser, Ati Benasser, chi vuole? Attenzione che l'Inter pressa subito, pallone a Criscito, punta l'uomo, cambia gioco. Mette giù Gatti che è rientrato, l'abbiamo ripreso. Benasser, pallone in mezzo, allora Eder, poi Castellani, il pallone verso Morata, anticipato. Recupera Daniel Maldini che è in partenza. Criscito, Criscito va a metterla in mezzo, deviata da Brozovic. Rimessa laterale per il Grifone. Criscito, Castellani. Lo scarico all'indietro, un po' rischioso. Maldini, Criscito ancora, non c'è spazio, si torna da Maldini, centralmente per Castellani, aspetta a girarsi, poi fa partire questo tiro, la parata di Handanovic, grande Castellani, e quindi calcio d'angolo per il Genoa, linea laterale, la palla su Alvaro Morata che tiene lì bene il pallone, le gira di nuovo all'indietro, non capisco il perché, Martinez. Lautaro può avanzare Candreva su di lui. Pallone a Della Cruz. Lancio in avanti verso Lukaku, subito affrontato da Gatti. Alla meglio Lukaku, poi Brozovic messo giù, calcio di punizione per l'Inter. Brozovic la metterà in mezzo, ammonizione per Maldini. Mette in mezzo questo pallone, esce bene Criscito di testa, la palla per Eder che controlla, gira e smista subito per Morata, a sua volta lateralmente per Daniel Maldini che deve puntare solo l'uomo, mette in mezzo questo pallone per Morata, niente da fare, anticipato, allora Della Cruz recupera per un gran pallone, Maldini lo mette in mezzo per Morata, lo scarico all'indietro, arriva Benasser, carica il tiro, deviato e la palla è in calcio d'angolo. È un buon Genoa che sta dimostrando all'altezza della prima in classifica, linea laterale. E allora Castellain, pallone a Ati Benasser, appoggio verso Castellain ancora, si invila in area Criscito, Criscito non c'è spazio, allora Daniel Maldini, allarga ancora il pallone, Candreva, Benasser, fa partire questo tiro, la parata di Handanovic. Mamma mia, grande Ati Benasser. Bravissimo, gran tiro, ma la risposta di Superman Handanovic, grandissimo portiere. Castellani si rifugia adesso, ancora per lo scarico verso Criscito, ho provato a mettere in mezzo questo pallone, poi Criscito avanza, l'appoggio per Daniel Maldini che si può girare lateralmente adesso per Zefuik, palla Candreva, l'ex laziale controlla. Mette in mezzo lì per Zefuik, non c'è spazio e allora bisogna ricostruire ma non dandogli alla Lukaku la palla. Ancora Lukaku, Lukaku, grande a Ati Benasser, Gatti. Pallone a Benasser, sta giocando bene il Grifone. Avanza Benasser, osserva i compagni, rasoiata verso Morata, l'appoggio per Eder, niente. Barella, Lautaro Martinez, Lukaku. Avanza. Begrom, palla in mezzo, grande anticipo ancora la difesa del Genoa, Candreva e allora Gatti prova questo lancio bellino, ma la meglio ancora l'Inter, ma recuperiamo palla con Maldini, allora Criscito, può avanzare Criscito, appoggio ancora Daniel Maldini, defilata verso Morata che adesso si può girare, Morata al controllo, parte il tiro, fuori, mamma mia. È un bel Genoa, questo primo tempo. Handanovic, pallone a De Vrij,
allarga per Della Cruz, chiude Maldini la possibile diagonale di Della Cruz, avanza ancora Maldini, gli porta via bene il pallone stavolta, allora Criscito il lancio da questa parte e Gatti che la tiene giù. E poi sbaglia Gatti, attenzione, deve recuperare su Lautaro, mette in mezzo questo pallone, colpo di testa, poi Candreva. Libera tutto, ma recupera ancora il Genoa, molto bene, ancora Eder, che adesso si può proporre. Eder, pallone lungo, Maldini di prima, Morata, il controllo! Grandissima azione, tutta in profondità. L'arciere delle cantine buie, il 2-3, 1-0, 1-0, ma che azione! Che azione, guardate che bella, bucata letteralmente la tre quarti dell'Inter. Mamma mia, gran controllo d'esterno, gran gol di Alvaro Morata. E si riparte con l'Inter in svantaggio. Skriniar, siamo al trentesimo. Della Cruz per Lukaku, lo aspetta Kiwar, lo attacca, niente da fare. Poi Benasser viene a dare mano in difesa. Carney allarga il pallone dall'altra parte per Criscito, gran partita del Genoa oggi. E poi Maldini che tanto mi ha proprio stufato perché tanto non cresce. Benasser arriva a chiudere bene il Genoa qui. Allora Morata, pallone a Castelldain che controlla, può avanzare. Castelldain, l'appoggio per Eder, ancora in mezzo Morata, controllo, lo stop, Eder, mamma mia. Perforata due volte in profondità la difesa dell'Inter, 2-0, doppietta di Morata, ma che azione in profondità oggi, mamma mia, il ritiro anticipato è servito, grandissimo Eder, che palla che gli ha dato qua, stop, si gira, esterno, controllo di Morata, piattone, e 2-0 Genoa, mamma mia, è una bella master, speriamo di qualificarci per le coppe e poi punteremo a scudetto, allo scudetto il prossimo anno, vediamo se così sarà, se no ce ne andiamo. Barella, attenzione, ancora la palla in mezzo, adesso Lautaro Martinez aggredito, ancora Barella, fallo, calcio di punizione per l'Inter. Attenzione da questa parte, Jeffuic, grande intervento, ma c'è calcio di punizione. Boh, fallo su Gosens. E attenzione perché qua l'Inter ha dei saltatori pericolosissimi. Della Cruz la va a mettere in mezzo, Criscito. Grandissimo Criscito. Barella, attenzione a Barella, il tiro deviato. Corney, vi avviso già che Busat è stato scambiato con la regina per Colombi. Ci serve un terzo portiere, ma daremo via uno tra Saro e Carney. Ancora il pallone in mezzo, adesso Castelldain, tutto di prima, ancora pallone verso Candreva, Candreva che avanza, Candreva, carica il tiro esterno della rete, grande Candreva. Vecchietto ma fa sempre del suo fa. Andanovic, 2-0 Genoa, De Vrij, incredibile, stiamo battendo dopo il pareggio col Milan, con gran gol di Caramo. De Vrij. Della Cruz, tutto chiuso. Viene attaccato Della Cruz, qui bravo Maldini. E poi prova ad andare a alzare il pallone. Niente da fare. Brozovic. Primo tempo che se ne va. Gosens affrontato da Candreva. Resiste. A sua volta adesso grande Zefuic. Attenzione qui. Lo attende Lukaku. Mamma mia, fuori di niente, eh. Fuori di niente. Si riparte con il lancio di Carney che ha un buon rinvio lunghissimo ed è la sponda, pizzica per Morata, colpo di tacco indietro, ma finisce qua. Il primo tempo di Genoa Inter 2-0, incredibile, cose che possono davvero succedere. Vattene solo via, vattene in panchina veramente. Mettiamo Lollo Pellegrini. Facciamo rifiatare anche Criscito e rientra bravo finalmente dopo un leggero ma pesante a livello muscolare, ma un grande affaticamento che l'ha costretto a star fuori un bel po' di partite. Skriniar, pallone a De Vrij e ancora Skriniar, Barella, Arrascaeta,
De La Cruz. Può avanzare De La Cruz, arriva subito, bravo, e gliela porta via l'ex River Plate. Può avanzare in profondità, fuori gioco di Alvaro, fuori gioco di Alvaro, è scattato troppo, fuori gioco netto. E si riparte con questa importantissima vittoria. Entra tanto l'ex bianconero Douglas Costa, esce De La Cruz, non cambia niente, pallone di Miretti adesso messo lì, anzi Pellegrini, Lollo. Palla adesso, Costa dà in porta via il pallone d'oro Barella, il pallone Morata. Cercava il fallo, non c'è stato. E allora Douglas Costa. Pallone in profondità ancora per Big Rom. Lukaku alla rascheta, attenzione alla rascheta, dammi sti cursori. Porca di una Madonna, dammi sti cursori laterali. Calcio di punizione. E cartellino roda, ma dai, ma lo voglio vedere, Gatti espulso, cartellino rosso, ma no, perché? Ma perché? Ma no, dai, ma no, 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 vabbè, Douglas Costa, parte Douglas, sulla palo. Deviamo via la palla, mamma mia, grandissima deviazione sul palo con la testa, mamma mia, di Lollo Pellegrini se non sbaglio. Attenzione, Inter vicinissimo al gol, c'era il fallo ma non l'espulsione, Cristo. Attenzione adesso Lukaku che va a mettere in mezzo questo pallone, allora noi andiamo a modificare leggermente la nostra difesa con Kiwar che giocherà centrale, mettiamo un po' più basso anche Lollo Pellegrini e andiamo così. Calcio d'angolo per l'Inter, siamo ormai al 53esimo, 2-0 Genoa, attenzione ancora il pallone in mezzo, Kiwar lo allontana, lo tiene lì poi l'Inter, Douglas Costa, attenzione, attacco grande numero qui di Douglas Costa, poi Arrascaeta. Bravissimo Castedin Zeffuik e allontaniamo via il pallone e ne usciamo alla grande ancora con Zeffuik, pallone in mezzo, Casted in controllo, Eder mette in profondità una gran palla per Morata, non può tirare, allora si ferma e serve qui, bravo, niente da fare, anticipato. E poi riconquista la palla, attenzione, la mette in mezzo, deviata. Lautaro assente oggi. Lukaku, attenzione che va via Big Rom. Pallone, gran palla, questo qui è forte. Gosens, attenzione. Non facciamo falli stupidi. Castellai, Luma, una gran palla. E si rifà avanti il Genoa. Allora Eder, che deve attendere rinforzi. No, che cazzo fai? Sbaglia tutto, bastone, ancora Arrascaeta, Barella, ci prova l'Inter a tornare in partita, Douglas Costa, arriva Lollo Pellegrini, più veloce Douglas Costa, entra in aria, Lollo, grandissimo, lo rimonta e gliela mette fuori. Oh, che sudata, calcio di punizione per l'Inter dalla bandierina Brozovic, la mette in mezzo Lollo Pellegrini, la tiene lì. E Castellani, gran fucilata per Alvaro Morata. Alvaro Morata adesso che può puntare l'uomo, si ferma l'Alvaro, mette in mezzo un brutto pallone, recupera l'Inter, bastoni, mamma mia, De Vrij, Douglas Costa, fermato da un grande Lollo Pellegrini, la palla adesso verso Morata, la gira per Eder, la riconquista nel rimbalzo, poi c'è calcio di punizione, ne aveva tre, ne aveva tre. Quindi calcio di punizione per il Genoa, Pellegrini, appoggio verso Benasser, T Benasser, poi Candreva, mette sul pallone Zeffuik in mezzo ed è troppo lunga, Handanovic, 70esimo quasi, sarebbe una vittoria importantissima contro l'Inter, a T Benasser non ci arriva, ci pensa allora tutto Barella, Brozovic, lancio verso Cosens. Sempre largo sulla sinistra, Gosens può puntare l'uomo, finta, doppia finta,
poi viene recuperato da un grande Benasser, ma c'è gomitata, attenzione, cartellino giallo in arrivo. Questo è giusto, gomitata c'è stata. Quindi andiamo a vedere. Eh sì, ci sta, allora lo togliamo per evitare spiacevoli disguidi, se abbiamo ancora qualcuno da togliere. Atti Benasser, mettiamo Miretti. Però Miretti non qui, mettiamo Lollo qui. Benissimo, entra un grandissimo Ait Benasser. Mamma mia, che giocatore combattente, come piacciono a me. Attenzione al calcio di punizione di Douglas Costa. La va a mettere lì. Boh, Corney, che parata poi Kivor. Attenzione! Che errore Kivor. Facciamo ritornare in partita l'Inter. Ma che errore fa? Cosa cazzo hai fatto qua? Hai giocato con la trottola? Fammi vedere. Già, rimbalza, spalla a testa, la CPU è sempre favorita. Entra Fraga Pane, questo è un interessantissimo giocatore dell'Inter, eh? Un giovane della primavera. 2-1, Pellegrini, Zerfuik, Candreva cambia gioco, bravissimo a arrivare a ricevere palla, Kiwo, c'è fallo ma si prosegue, Castelldain, Eder, Eder. Mette lungo per Candreva, prova a alzarla, calcio d'angolo. Castelldain, Çalhanoğlu entra, attenzione. Recupera palla Morata, Morata lo scarico, il controllo di Bravo, parte il tiro, deviato e sarà calcio d'angolo. Quanto mi piacciono sti scarichi all'indietro, linea laterale. E allora il pallone adesso verso Lollo Pellegrini, che lo ridà, non esce dal palo l'Inter, Castelldain, bravo, 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 bravo. La prova a mettere lì, ma niente da fare, attenzione che siamo tutti alti. Lautaro, Lautaro, Lukaku, grande azione dell'Inter, Çalhanoğlu, attenzione, questo è pericoloso. Allora Lukaku, Lukaku tiene lì il pallone Lollo. E allora la palla adesso verso Alvaro Morata, che può accelerare, la mette in mezzo per Castelldain, niente da fare, recupera l'Inter, Çalhanoğlu, chiude Miretti. E allora arriva Big Rom, Lukaku, niente, la palla in mezzo, deve uscire Carney, mamma mia, una leggera esitazione, ci poteva costare cara, però grande uscita su Lukaku. Kivor. E allora Corney. La rasoiata sbagliata da Zerfuik. Fraga pane, fraga pane. È grande Zerfui però qui a recuperare. Pallone a Candreva. Allarga verso Kivor. Subito di prima verso Eder. Eder, Eder, Eder. Costretto ad attendere Eder. Bravissimo ancora verso Castelldain. Pallone girato ancora da questa parte. Ancora bravo. Mette in mezzo. Ancora Morata. È fuori gioco. Fuori gioco. E allora si riparte un'altra volta. Mamma mia. 87esimo, 2-1 Genoa, partita sul filo del rasoio senza schiuma, che se entra fa male. Brozovic, pallone Douglas, arriva Bravo, attende a sapere vedere cosa fa. Lo attacca, niente da fare, Lukaku. Mamma mia, questo fa paura, mamma mia. Fa paura. Chiama tutti a seguire l'ex portiere del Southampton. Gran rilancio, c'è un lancio lunghissimo. Morata, colpo di testa, la tiene lì Castelldain, gran partita. Allora Eder, Eder che mette in mezzo per Candreva, Candreva, l'appoggio. Morata non entra in area, non entra in area. E allora Lollo Pellegrini, pallone a Castelldain, si gira, parte il tiro. Mamma mia, Handanovic, e poi fallo laterale. Grandissimo Genoa, oggi uscirà tra gli applausi, ha fatto una grande partita, era ora. Lollo Pellegrini, pallone indietro verso Miretti che voleva andare al tiro, recuperiamo la palla, ancora Miretti. Viene contrastato un po' male, poi decide di darla ancora verso Raul Bravo, la finta di corpo, si gira, l'appoggio ancora per Miretti che non deve perdere palla.
È contrastato, poi va a lottare, ma finisce così. Battiamo l'Inter 2-1 con doppietta di Morata. Grande prestazione di tutta la squadra che esce tra gli applausi. La prossima sarà con la Lazio. Andiamo a vederci questi risultati. Siamo alla 23ª giornata, quindi Genoa-Inter 2-1, Empoli-Milan 2-4, Fiorentina-Spezia 2-4, grande cammino dello Spezia, Verona-Lazio 2-4, Napoli-Udinese 1-1, Reggina-Salernitana 0-0, Atalanta e Sassuolo 3-1, Bologna-Lecce 0-0, la Sampdoria vince a Roma con la Roma 1-0, la Juve batte la Spal, classifica. Atalanta 47 punti, torna prima, Inter 46, Juventus 44, Lazio 43, Genoa 42, Milan e Fiorentina 41, Napoli 40. Mamma mia che classifica che c'è. Spezia, grandissimo Spezia, perché solo a 7 punti dall'Europa League, incredibile. Roma 32, un piccolo crollo per la Roma e poi come potete vedere tutte le altre, un punticino per la Regina. E ora ragazzi io vi saluto e ci rivediamo per la partita contro la Lazio all'Olimpico. Ciao a tutti.